E bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, siete in compagnia del vostro Urzent, perché è appena uscito l'aggiornamento nuovo per Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War. E io vi faccio vedere adesso il Battle Pass, me lo compro insieme a voi, con 1000 punti COD, lo acquistiamo, vai! Fa anche l'upgrade sbloccato, mamma mia che bomba questa stagione 4 ragazzi. Allora già mi dà un po' di roba, vediamo insieme i contenuti che abbiamo qua. Allora c'è un livello 1, anzi no, ci sono questi livelli che ve li dà automaticamente. Allora c'è questa nuova skin del personaggio di Jekyll, leggendaria, che è quello praticamente della season, quello che fa da copertina della season, che fa molta paura in effetti, è un bel mostro. Questa invece che è l'assassina, un'altra skin di Portnova qua, la zia. Vabbè sì, ci sta, mi piace il suo giacchettino, è molto trendy. Poi abbiamo un orologio nuovo, che è carino anche questo, un po' old style, un po' vintage. Ok, poi vabbè, bonus, ok, questo è gratis, che è una cosa, che è un adesivino che potete mettere sulla vostra arma. Sono 100 livelli, adesso li passiamo tutti insieme. Questo ragazzi è un bannerino, se vi piace. Vabbè, qui sono i punti doppi. Oh, che bello questo portafortuna a forma di taco. Questo è proprio molto figo. Ok, iniziamo con i fucili nuovi, penso. Allora, ci dovrebbero essere due fucili nuovi, ragazzi, che sbloccherete man mano, sono gratuiti, quindi questo non è uno dei fucili nuovi perché non è messo gratis, ci arriveremo. Allora guardiamo le skin. Ah vabbè, questo mi dice di comprare il gioco perché io c'ho solo Warzone. Comunque questa è una skin per l'elicottero che su Warzone giustamente non c'è. Aggiornamento playlist, cosa sta facendo? Non so cosa sta facendo. Questo comunque è un emblemino molto bello, un'altra skin di un giocatore. Ok, questo sta entrando anche gente nella lobby, ma adesso non posso giocare. Ok, sto facendo questa cosa per i miei fans. Ok, vediamo insieme quest'altro adesivino. Bene, vai, punti coda, manetta. Ve ne dà 1300 in tutto il Battle Pass, quindi sapevatelo se non lo sapevate. Ok, questa è bella, questo mirino non... è molto bello, penso che anche possa essere usato facilmente perché insomma non distrae più di tanto, diciamo così. Oh, ecco, la prima arma gratis nuova che hanno messo con questa nuova season è l'MG82, che è una mitragliatrice leggera, che vi faccio vedere più avanti nel pass cosa può diventare con la skin che vi danno, che è una roba incredibile, ma non vi svelo niente, ci arriviamo. Ok, poi questo cos'è? Un gesto, ok, per bersi lo sciottino. Molto figo. Punti, coda, manetta. Questa skin per la pistola, molto bella, molto tamarra anche questa, mi piace, però ci sta, ci può stare. Non so come performance, come sarà. Questa, vabbè, questa è una mossa. Cos'è questa qui? È una mossa finale. Sembra una roba da lotta, se non sbaglio, quella che ti mette in leva il braccio e poi te lo spezza. Un'altra skin di Powers, bella questa, sì, mi piace. Questa fa ancora molto, diciamo, giungla. Questa un po' si ispira alle season precedenti, più o meno. Ok, questa invece è un'altra bellissima skin per il fucile tattico, che non uso mai questo fucile tattico. Comunque, vabbè, ok, XP a manetta, punti COD. Ok, questa... questo è il fucile leggendario nuovo. No, 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 questo dovrebbe essere... no, questo dovrebbe essere l'XM4. Quindi questa è solo una skin dell'XM4, ragazzi. Molto bella anche questa, mi piace. Vabbè, questa è la skin del carro armato, che però la potete usare solamente su Cold War, perché su Warzone non c'è. Ok, questa è un'altra skin invece per il fucile d'assalto. Anche questo fucile io di solito non lo uso, però la skin mi piace, è molto bella. Poi soprattutto con il secondo caricatore legato con lo scotch, è molto bello, tamarrissimo. Ok, vediamo sto mirino qua, increspatura, no, non mi piace perché insomma distrae questo mirino. Oh, un'altra bella skin
del pelato Garcia. Tra l'altro non mi ricordavo fosse pelato. Comunque, vabbè, ma io sono io che mi ricordo male. Mi piace sta skin. Intanto poi lasciatemi un bel like, ragazzi, mi raccomando. E adesso vediamo il nuovo fucile d'assalto gratis per tutti, perché i fucili e le robe, le armi nuove sono gratis per tutti. Questo è il C58, un fucile d'assalto nuovo che dovrebbe essere buono per la media distanza. E vedremo come sarà quando lo sbloccherò. È al livello 31, quindi dai, neanche tanto in là. Vabbè, questo è un bannerino animato che ci può stare. Questo è un altro orologino gratis di quelli che vi proiettano l'ora in aria, insomma, così è molto bello anche questo. Questa è un'altra skin, se vi piace, questa non, insomma, non mi dice più di tanto, non mi piace più di tanto, però è una questione di gusti. Vabbè, il gesto del dito, questo ci sta sempre, questo, il fatto che fai la manovella e viene sul dito, questo è un classico. Ok, questo è un fucile a canna liscia, ah, questo sì, è il solito, che prima mi sa che era il gallo questo qui. Beh, questa skin sembra molto aerografata. C'è anche un coccodrillo. Mi piace questa skin. Mi piace. Ok, questa è una skin per la moto d'acqua che non ho, quindi niente. Allora, questa invece è una soldatessa. Vabbè, questa ci può stare perché, diciamo così, essendo praticamente tutta nera, si mimetizza facilmente. Lo sappiamo. Punti COD, vediamo questo. Questa è la mitraglietta. Oh, questa è buona come mitraglietta. Anche la skin, insomma, bella sobria. Idolo serpentino. Ci può stare. Siamo quasi a metà pass, ragazzi. Vabbè, questi sono gratis. È un emblemino. Niente di che. La pistolina. La pistolina alfa. Questa mi piace un botto. A me piacciono un botto queste cose che poi sono le vere cose di Black Ops, cioè queste personalizzazioni, non so se vi ricordate in Black Ops 4 quanta roba tamarra c'era. Beh, questo è un mirino che si sì, lascia il tempo che trova, andiamo avanti. Ok, un altro bannerino, vi sto facendo vedere un po' più tutto, ragazzi, spero apprezziate molto il mio sforzo. Questa è una skin di Adler. No, Adler così non me lo aspettavo, sinceramente. Abbordaggio. C'ha l'occhialone bello grosso, fucile di precisione. Sì, la skin non mi dispiace. C'è una pallottola nella skin che non so come. Guardate, c'è un bug. E c'è sta pallottola che non so come. Non penso che sia un bug. Cioè, guardate sta pallottola qua che non so che cosa ci faccia. Vabbè, va bene. Andiamo avanti. Iniziamo bene questa season. Ok, un altro emblema. Ok, il portafortuna con lo skateboard. E ci siamo. Siamo a metà pass. Solo a metà pass, ragazzi. Questa è una skin per la mitraglietta. Questa dovrebbe essere l'MP5, se non sbaglio. Io non capisco perché non ce li scrivano ogni volta e mettono il nome del progetto. Potrebbero metterci accanto anche il nome della mitraglietta. Secondo me, cioè, sarebbe molto intelligente. Questi sono altri 100 punti, dei bonus di punti doppi che poi vi usate quando volete. Questa invece è un adesivo che ci può stare, mi piace. Boh, adesso facciamo sto fucile d'assalto. Questa è il Krieg. Sì. La skin, insomma. Boh, sì, dai, ci può stare. Così tolgo quella cinese. Comunque una cosa mia. Vargas abbiamo adesso, una skin del personaggio. Vabbè, queste altre skin sono un po' minori, sinceramente, si vede che sono rispetto a quelle principali. Vabbè, vi faccio vedere anche sto mirino, magari c'è qualcuno che piace. Un orologio nuovo, terra desolata. Poi vabbè, un bonus di 30 punti. Questo è un biglietto da visita animato. Ci può stare, non mi dispiace, bella, bella l'idea grafica innovativa. Poi abbiamo un progetto di una mitraglietta qua. Qui andiamo sul Flower Power, cioè tipo fili dei fiori. 100 punti COD.
un emblema delle bombe, altri 30 punti doppi. Questo invece, ragazzi, è un portafortuna dei pirati. Che cosa c'entrano i pirati? Non lo so, hanno un po' deragliato quei pirati, secondo me. Questa è una skin di Park. Questa non mi sembra molto, non si, molto, molto sulle sue. Passiamo a questo progetto, ragazzi, del fucile d'assalto qua. Se vi piace, me lo dovete scrivere nei commenti. Qua ci sono tanta musica per tutti. Doppi punti, 100 punti COD. Ok, questo vabbè è un adesivino, ve li sto facendo vedere un po' tutti così. Questa è la mitraglietta. Questa, sì, questa fa, diciamo così, è la stessa skin di quella che abbiamo visto prima, cioè tipo così uno poi c'ha la coppia. Allora, questo è un altro bigliettino da vista un po' brutto. Punti doppi, va bene. Emblema, va bene. Skin di Hunter, vediamola un po' com'è. Sì, ci può stare anche questa, dai, carina. Poco mimetizzato, ma carina. Questa è una mitraglietta. Questa mi sa che c'è già, non è nuova, no? Sì, c'è già sta skin. Bella però sta skin, dai. Ci può stare. A 500 punti COD. Vabbè. Questi abbiamo capito. Porta fortuna del teschio cerimoniale. Oh, adesso iniziamo a fare sul serio con questo fucile di precisione. Beh, bella questa skin, mi piace un botto. Questa mi piace, mi piacciono queste cose molto dorate, tamarrissime, ci sta. Però è livello 85, quindi ormai siamo quasi alla fine del pass. Questo è un adesivino inutile. Andiamo avanti. Ok, mirino. Mirino così. Questo è un altro pompa. Che insomma, anche no. Skin di Zeina. Mi piace questa cosa sulla testa, questo fazzoletto così, che non ha rimediato, ci può stare. 100 punti COD, questo bannerone, che va tutto a fuoco con lanciafiamme, un orologio nuovo, ormai non so più da mettere in questi orologi, devo fare un banchetto sotto i portici per venderli, altri hit anni 80, viva gli anni 80, e poi adesso ragazzi siamo quasi a fine passo, iniziano a tirare fuori le bombe. Guardate che figata questa skin, è quella che si vedeva anche nel trailer. Guardate questa skin, adesso forse vediamo se si capisce bene. Però se guardate bene davanti, vedete, praticamente viene fuori la slot machine, cioè voi azionate adesso quando non so cosa, comunque quando fate vedere l'arma, vengono fuori i numerini come se fosse una slot machine e potete vincere il jackpot. È una figata assurda secondo me questa skin, è bellissima, non vedo l'ora di sbloccarla. Poi tutta animata, si sono impegnati da Dio. Ok, andiamo avanti, siamo quasi alla fine ragazzi, c'è anche questo portafortuna, boh, un po' brutto, occhio onniveggente, non mi piace. 100 punti COD. Siamo quasi alla fine, ragazzi, livello 99, abbiamo questo emblema gratuito per tutti. E poi, ragazzi, il personaggione che secondo me vale la pena di prendere, cioè il pass vale la pena prenderlo solo per questo personaggione, ragazzi, che è la skin di Jekyll iridescente. Come vedete, questa skin cambia come le skin delle armi, tipo diciamo quelle. La Dark Matter, queste robe qui, insomma, è una roba molto figa. Guardate che bello! Cioè, si evolve. Poi non so se a seconda delle kill, magari cambierà anche di colore. Potrebbe proprio fare come le armi. Cioè, è una figata assurda. È la prima volta che la fanno, credo, una skin così per un operatore. Io non me la ricordo. Una skin così. Comunque merita, molto figa e molto nuova. Poi abbiamo anche un'altra. Fucile d'assalto, un progettino che però vabbè, non mi piace per niente. Sinceramente, la moto, perché adesso ci saranno le moto anche su Warzone, quindi abbiamo anche la skin con la moto anche per Warzone, non solo.
per Black Ops Cold War. E poi, vabbè, questo qui è l'emblema finale che vi arriva ogni volta che avete finito un pass. Ok, io questo video lo finisco qui, spero vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale, passate alla pagina Facebook Urgent Gamer e noi ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti, bella dal vostro Urgent!